Mario Landolfi, Mario che ci conosciamo da tanti anni. La Repubblica di Arlecchino è un titolo che in realtà va molto molto calzante da tanti anni in Italia, così il regionalismo ha infettato l'Italia, specialmente in quest'ultimo periodo che si parla di autonomia differenziata. E infatti il termine Repubblica di Arlecchino è diventato di moda, ne parlano tutti, tutti descrivono così la situazione che si andrà a delineare ora che è stata approvata l'autonomia differenziata. Quindi questo è un libro che con qualche po' di anticipo sui tempi denuncia le strutture del regionalismo, evidenzia la crisi che l'Italia ha attraversato per esempio durante la fase del Covid proprio a causa di una gestione frammentata della sanità, e quindi dimostra come la risposta regionale non può essere quella vincente. Oggi la situazione internazionale, la guerra nel cuore dell'Europa, le questioni legate all'energia ci dimostrano che c'è un ruolo molto più attivo e forte degli stati nazionali, e quindi l'Italia ha approvato una riforma che è assolutamente fuori dal tempo, una riforma assolutamente anacronistica. Pensiamo proprio al tema dell'energia, che oggi in base alla legge che è stata approvata qualche settimana fa sarà competenza esclusiva delle regioni, quando invece dovremmo decidere se gestirla direttamente come Stato o addirittura farla gestire dall'Unione Europea. Quindi ci troviamo di fronte ad un indebolimento dello Stato in un momento in cui lo Stato andava rafforzato. Con Mario Landolfi, giornalista politico, grande politico che ha raggiunto i massimi livelli della politica a livello nazionale, Arlecchino. Ecco, abbiamo giustamente fatto dei piccoli riferimenti. Oggi questo, tra virgolette, teatrino della politica con i vari Arlecchino, Pulcinella, Pantalone, com'è la situazione di oggi da quella di qualche anno fa? La politica segue le sue regole e ed è condizionata dalla realtà, in questo caso è condizionata dalle nuove forme di comunicazione, quindi dall'innovazione che ne è seguita per tutto ciò che riguarda la comunicazione, i termini anche della propaganda politica. Quindi abbiamo una politica che non è facilmente riconoscibile, molte volte non è riconosciuta, e questo in qualche modo spiega, ma non giustifica, la disaffezione di fette sempre più cospicue di elettorato rispetto ai riti stessi della politica, a cominciare dalle elezioni. Quindi la politica dovrebbe ripensarsi, dovrebbe trovare nuove forme di legittimazione per essere riaccolta tra le priorità, tra i pensieri dei cittadini. Andare a votare è un fatto importante. Alle ultime elezioni europee ha votato meno della metà degli italiani. È un dato che allarma, è un dato che preoccupa, ma è un dato soprattutto sul quale bisogna interrogarsi seriamente. La politica è per tutti o non tutti sono per la politica? La politica è per tutti, perché riguarda, coinvolge, e le decisioni della politica investono tutti, anche quelli che di politica non si vogliono interessare per tante ragioni, ed è anche comprensibile, però la politica da questo punto di vista è un'attività ineliminabile dalla quale non si può fare a meno. L'importante è che la politica sappia farsi capire. Oggi il problema della politica è che non sempre viene capita. Ecco, la Repubblica di Arlecchino, così il regionalismo ha infettato l'Italia, con la prefazione di Gennaro Malgeri, di Mario Landolfi. Io l'ho letto già qualche tempo fa in una sola giornata, vi posso dire, ve lo posso consigliare, non per partigianeria, ve lo posso consigliare, un libro veramente gradevole che fa anche riflettere. Grazie Andrea. Grazie.